Puni, puni! Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andrea Nicromantone in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch. Puni, puni! Siamo in un nuovo evento, che dovrebbe essere un evento in collaborazione con Monster Strikers, però... o Monster Strike? Non so di preciso come si chiami, non ne ho mai sentito parlare. Forse Monster Strike, ad ogni modo. Andiamo un po' a vedere. Il personaggio si chiama Oragon. Sì, Doragon, Oragon. Oddio, cosa diventerà mai una volta che sarà adulto? La prima cosa da fare ovviamente è andare a vedere le quest per questo evento, che ovviamente sono sempre 7 e insomma potrebbero essere piuttosto interessanti. La prima è sconfiggi lo stage 1 e ovviamente dovrebbe diventarti amico automaticamente Oragon, quindi insomma si fa subito. Poi sconfiggi lo stage 14, il primo boss praticamente. E questo ragazzi è un evento con la fionda, uno dei miei preferiti, quindi probabilmente lo giocherò un pochettino. Bisogna giocare 5 volte appunto con la fionda, quindi sconfiggere per 5 volte questo nemico. Non ho idea di chi sia perché non ho mai sentito parlare di questo Monster Strike, eccolo. Mai sentito parlare di questo videogioco o anime, non so cosa sia. Non so se è un altro prodotto level 5. Comunque sia, non ne ho mai sentito parlare, ma impareremo tramite questo evento. Poi, lo stage segreto 1, devi sconfiggere lo yokai dello stage segreto numero 1, che vi dirò anche come sbloccare, ma prima continuiamo a vedere le quest per l'evento, poi vi dico anche come sbloccare i vari stage segreti. Sconfiggi il boss del livello 48 senza usare continua. Sconfiggi 20 volte Kushinada e devi sconfiggerlo 20 volte nel minigioco della fionda. E poi gioca una volta l'attacco al punteggio. Allora, come si aprono gli stage segreti per questo evento? Per lo stage segreto numero 1 completa lo stage 24 con Oragon in squadra, quindi piccoletto che vi fate amico nel primo stage. Mentre per il secondo stage segreto create un Wibwob di dimensione 21 nello stage 48. Andiamo però ora a vedere le nuove missioni che ci danno con questo evento. Oh oh, già vedo un bel po' di roba. Queste qui sono le stelle da raccogliere, quindi raccogli 20 stelle nella prima mappa per 100 punti, raccogli 30 stelle nella prima mappa per una sfera media, per una esfera grande, raccogli tutte le stelle della prima mappa per 150 punti yokai. Nella seconda mappa raccogli 20 stelle per una moneta a una stella, raccogli 35 stelle nella seconda mappa per un'esfera mega, raccogli tutte le stelle della seconda mappa per 250 punti. Passiamo alla terza mappa, raccogli 25 stelle per 150 punti, raccogli 40 stelle per un'esfera sacra, raccogli tutte quante le stelle della terza mappa per una moneta G rosa. E ora, completa lo stage 3 della prima mappa, ovviamente se è lo stage 3, completalo con 10 combo, con almeno 10 combo. Completa lo stage 5 con un totale di 100.000 punti. Completa lo stage 9 andando in Fever Time 2 volte. Completa lo stage 12 con l'Energy Max di Oragon. Completa lo stage 14 con Pandora in squadra. Dovrebbe essere Kaxei Pandora? Pandora risvegliata? Completa 3 delle 5 missioni per ricevere un segreti dell'anima mini. Se le completi invece tutte e 5 ti dà 150 punti. Completa lo stage 15 in 75 secondi o meno. Completa lo stage 20 con almeno 55% di punti salute. Stage 24 completalo con l'Energy Max di Kaxei Oragon, quindi Oragon risvegliato. Quindi il piccoletto rosso, il draghetto piccolo però risvegliato. Invece qui con Kaxei Mose, completa lo stage 30 con Mose risvegliato senza usare continua. Poi lo stage segreto numero 1, completalo con 4 Energy Max almeno. Poi completa 3 delle 5 missioni della seconda mappa e completa tutte quante 5 le missioni della seconda mappa per 250 punti yokai. Passiamo alla terza mappa, completa lo stage 31, esegui un danno complessivo di 30.000 punti. Completa lo stage 36 scoppiando meno di 70 pugni. Completa lo stage 43 con solo yokai di rango A e senza usare continua. C'è sempre questa sfida.
completa lo stage 48 con Solomon in squadra. Ah, ok. Completa lo stage 48 con Solomon facendogli fare un danno singolo di 40.000 punti. Ah, completa lo stage segreto 2 con una sola tribù di yokai. Poi completa 3 delle 5 missioni della terza mappa e completa tutte e 5 le missioni della terza mappa. Insomma, le missioni sono abbastanza semplici, ma sapete che c'è? Due slottate me le voglio fare, anche singole, non importa, voglio vedere se esce qualcosa. Poi fanno schifo per tutto quanto il resto dell'evento, e ovviamente a me fa schifo anche la prima. Nulla, manco questa, vai, voglio rovinare! Facciamo anche con gli ultimi punti che mi sono rimasti. È sempre lo schifo. Niente. Insomma, non è che sia chissà cosa. Niente, slottate come sempre fanno schifo da parte mia. Niente, il gioco oramai dice Andralink deve fare schifo con le slottate, quindi non le fa. E questi erano tutti quanti gli eventi, più gli stage segreti, per Yo-Kai Watch Puni Puni in collaborazione con Monster Strike. Bene, Cuggio, spero che questo video vi sia piaciuto e che vi aiuti a completare l'evento. Come sempre vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!